Questo è il nido delle aquile. Beh, io credo che al momento il Chinaglia meriti, assieme a Receconi e a Wilson, di far parte del club azzurro come Vaccareggi li ha chiamati, insomma. E un'altra cosa voglio dire, se mi permette, voglio ringraziare tutta la squadra, perché oggi, siccome è il mio compleanno, io avevo chiesto a loro almeno un pareggio e mi hanno dato la vittoria, e questo mi accresce ancora di più la gioia di questa giornata, ecco. Receconi, pochi gol ma più che buoni, direi ottimi. Pochi gol ma buoni, quest'anno ne ho fatti due, insomma, ho battuto il record di anni precedenti, insomma, che era soltanto di un gol. Mi auguro che non sia il solo e di continuare così, però secondo me non è importanza chi fa il gol, che l'abbia fatto io o che l'avesse fatto un altro, per me era la stessa cosa. L'importante era ottenere la vittoria e ci siamo riusciti. Questo è il motivo d'orgoglio di tutti i giocatori. La notte precedente a questa gara io mi sono trovato in camera di un mio compagno, che è Fiorini. C'era Ielpo con noi, addirittura c'era il dottor Carfagni, medico sociale della società. Abbiamo tirato, credo, l'alba alle 6 del mattino addirittura. E non abbiamo quasi mai dormito, perché c'era una trasmissione non stop sulla storia della Lazio in una televisione privata. Eravamo al campo e io e Caso andavamo a vedere al campo, giocavamo dei ragazzini. Siamo usciti dal sottopassaggio e due ore prima, e quando siamo usciti ci siamo guardati e non è possibile. Cioè, lo stadio pieno. Vedere uno stadio così pieno a due ore dall'inizio della partita, perché anche i tifosi non hanno dormito, cioè, non ci ha fatto come noi. Se non ci fosse stato quel pubblico lì, non funzionava. Un dodicesimo o che l'hanno rifiutato. Beh, quello insomma è quello che mi auguro, io l'ho sempre detto, io qui sto benissimo, sono tifoso laziale e alleno la Lazio, per me è il massimo, quindi speriamo che sia così. Dagli studi di Radio Roma Futura va ora in onda il nido delle aquile. Gioca a memoria la Lazio, che continua ad attaccare, lancio per Lulic, uscita avventata di Mirante, porta vuota, colpo di testa e gol! E gol di Senad Lulic, la Lazio raddoppia. Gol della Lazio al 44esimo, Milinkovic, Savic da fuori area, gran botta, battuto Sorrentino. Lazio in gol! Gol, Ciro Immobile. Immobile la mette dentro. Immobile. La rincorsa è dalla mezzaluna, antistante l'area di rigore. Mani sui fianchi per Ciro Immobile, che prende la rincorsa, il tiro rete! La Lazio in vantaggio all'ottavo minuto, Ciro Immobile, doppietta su Calvo, la rincorsa di Sbieco, di Dybala, parte con il sinistro, tiro parata! La parata straconcia, la parata, clamoroso, tutti perché finisce qui e la Lazio sbanca lo Stadium, Juventus 1, Lazio 2. Rete, ha segnato la Lazio. Ha segnato Ciro Immobile, la Lazio con il cross che parte, salta Milinkovic, è Immobile, raddoppia, ancora per la Lazio, Milinkovic Savic, no, avevamo visto giusto, in una prima occasione, i due sono molto simili, stacco imperioso di Milinkovic Savic, pallone sotto la traversa, e 2-0 in favore, attenzione, Luca Aquilani, il traverso, la linea Turrete, ha segnato la Lazio, il terzo gol della Lazio! Al 48esimo, a 60 secondi dal termine, ha segnato nuovamente la Lazio. La fuga di Lukaku, che si è bevuto letteralmente le sciglio, è andato a mettere un pallone in mezzo dalla cortissima distanza, è arrivato la deviazione di Vicente, non sappiamo dirvi di chi, sinceramente, anche perché adesso i giocatori della Lazio si stanno abbracciando per sotto la curva, ma insomma un gol forse di Murgia, sì Murgia, il giovane Murgia, quale soddisfazione più grande per un ragazzo che arriva dalla primavera, che arriva dalle formazioni giovanili, andare a mettere questo pallone in porta. Parte Immobile, tiro rete, la Lazio in vantaggio, ancora Immobile, 2-0 per la Lazio al 41esimo, sempre lui, segna sempre lui. Bastos, 3-0, esattamente al quarto minuto della ripresa, su calcio di punizione dalla sinistra.
sinistra, battuto da Luis Alberto, è intervenuto al volo l'angolano che non ha lasciato scampo a Crosta. Lazio 3, Cagliari 0. Ci sono 1700 sostenitori biancocelesti e per la prima volta nella storia di questo stadio il settore ospiti è completamente esaurito. Caicedo, il pallone termina, vediamo un po' in gol, pareggio immediato della Lazio, spagnolo Luis Alberto, poi il rado filtrante per Caicedo, forse regolare la posizione, Milinkovic, la Lazio in vantaggio, grandissima punizione calciata da Luis Alberto sotto all'incrocio del calcio d'angolo ancora per la Lazio, è partita bene, rete, la Lazio passa in vantaggio con un colpo di testa di De Vrij, 3-1 della Lazio, ancora Luis Alberto proprio per Marusic, colpo di testa, Caicedo, rete, rete, la Lazio in vantaggio con il primo palla Immobile, la piazza, sempre lui, segna sempre lui, Ciro Immobile, 2-0, parte Luis Alberto, mischia in aria, pallone che resta lì, tiro in rete, il pareggio della Lazio in mischia, risolto con un'azione dalle retrovie, credo di Milinkovic Savic che ha messo il pallone in porta, c'è il tentativo di intervento, Caicedo è solo, la mischia davanti al portiere e poi la pallone in porta, Caicedo, Caicedo porta in vantaggio al 90esimo la Lazio e testo di Immobile il gol, Lazio in vantaggio, battuto con un tiro forte alla destra, mezza altezza, vista Immobile, Luis Alberto, il tiro, il gol del 4-0, parte la conclusione, la parata e poi il gol di Bastos, vediamo cosa dice l'arbitro che la Lazio in vantaggio, attenzione, no, errore clamorose con Immobile, Immobile, solo Immobile, il pallonetto e la palla in rete, il tiro e la palla in rete, Lazio in vantaggio al 24esimo minuto, Verona 0, Lazio 1, il gol di Immobile, Immobile non esce Cordas, Immobile, Lukaku, vantaggio della Lazio, all'indietro Lunic entra in aria, poi preferisce il cross, colpo di testa, rete, ancora per Felipe Anderson, il brasiliano si mette in movimento, supera un avversario, entra in aria, tre su di lui, Felipe Anderson, Felipe Anderson, tocco, ancora in posizione centrale, tiro, 3-0 per la Lazio, azione di Felipe Anderson, è andato a segnare Lulic, e sta arrivando Lulic, area di rigore, Lulic, la conclusione da rete, la Lazio in vantaggio. Dagli studi di Radio Roma Fiorona va ora in onda il Nido delle Aquile. Delle Aquile, radunai tutti in mezzo al campo, signori, chi vuole andare può andare, se rimaniamo finito, non se ne parla più di questa cosa, basta.
Terraneo, Marino, Gregucci, Podavini, Magno Cavallo, Acerbis, Pin, Caso, Poli, Mandelli, Fiorini. A disposizione Ielpo, Filisetti, Piscedda, Calisti, Camolese, Schillaci. Allenatore Eugenio Fascetti. Senza di loro non ci sarebbe stata la Lazio del domani. Loro sono gli eroi dei meno 9. Questo è il Nido delle Aquile. Buonasera e bentornati al Nido delle Aquile, puntata di 20 febbraio, martedì 20 febbraio, sono le 21.20, tornato al Nido delle Aquile qui dagli studi di Radio Roma Futura, in diretta per voi, all'ascolto ci sono Marco Misseri, in regia Antonio Pilato, bentornato Antonio. Buonasera a tutti e bentornati al Nido delle Aquile. E a condurre la trasmissione insieme a me Antonio c'è Alberto, bentornato Alberto. Buonasera a tutti, Forza Lazio. Stasera siamo orfani di un personaggio clou del Nido delle Aquile, la nostra ancora di salvezza, il nostro leader Gianfranco Desideri, purtroppo questa sera non è potuto essere qui presente, però gli diamo un abbraccio fortissimo e senz'altro ritornerà quanto prima al timone di questa banda di solitamente di dei nostri, solo che visto l'appuntamento eccezionale di martedì ha dovuto saltare. Sì, appuntamento di martedì perché la Lazio, dati innumerevoli impegni di questo mese di febbraio, così ristretti poi oltretutto dopo la trasferta di Bucarest, ha avuto il posticipo serale, il Monday Night, quello di ieri sera giocato all'Olimpico contro il Verona, e quindi abbiamo per forza maggiore scelto di andare in onda questa sera, martedì. Bene, questa fase di anteprima chiaramente presenteremo la puntata come sempre, sarà una puntata particolare perché comunque torniamo a commentare una Lazio vincente, quella di ieri contro il Verona, dopo un periodo abbastanza grigio e difficile, dove ci ha visto 4 sconfitte consecutive, cosa che mai è successa in questa stagione per gli uomini di Simone Inzaghi, però comunque la Lazio si sta rimettendo in carreggiata, ma soprattutto oltre che analizzare la partita di ieri ci sono altri impegni ancora importanti, quindi bisogna voltare quanto prima pagina e concentrarsi subito sull'appuntamento di giovedì sera e quello che ci vedrà al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro lo Steaua di Bucarest, e gara di dentro o fuori, bisogna ribaltare l'1-0 di giovedì scorso e poi bisognerà comunque analizzare anche il prossimo match di campionato che è quello di domenica contro il Sassuolo, per continuare questa corsa alla qualificazione in Champions League, quindi domenica alle ore 15 contro il Sassuolo a Maipei Stadium, ricordiamo la trasferta purtroppo chiusa, cosa singolare perché chiaramente dopo che tanti tifosi laziali avevano fatto il biglietto è arrivata questa comunicazione. È una cosa scandalosa. È tutto merito del calcio moderno. Quando 20 anni fa la Curva Nord prendeva posizione contro questa idea di calcio che ci stanno manifestando e ci stanno servendo i padroni di questo sport a cui noi siamo legatissimi, ci prendevano comunque un po' per sprovveduti, però si sta realizzando tutto quello che il tifoso laziale già da 20 anni metteva in luce come un grossissimo problema. E poi da buon laziali non ci facciamo mai mancare nulla, quindi diciamo che l'argomento clou della giornata di ieri, al di là del fatto che la Lazio è tornata a vincere, al di là della doppietta di Ciro Immobile, senz'altro è la situazione inerente al mancato rinnovo di Stefan De Vrij. Chiaramente cercheremo di parlarne nella maniera più serena possibile, è vero, stiamo tra laziali quindi ci possiamo dire di tutto, però l'importante è non creare asti o polemiche o cattivi umori per far sì che la squadra si sgretoli proprio nel momento più importante della stagione. Chiaramente è una situazione particolare, il mister riuscirà ad affrontarla al meglio, però è un argomento che bisognerà analizzare senz'altro e magari con un nostro gradito ospite che comunque ci può mostrare meglio le situazioni di questo caso, perché chiaramente noi da buon tifosi non possiamo immaginarci come possono avvenire certe situazioni, come possiamo arrivare a certe situazioni, quindi magari attraverso il nostro ospite riusciremo a capirci un po' meglio.
Direi, Antonio, che l'anteprima l'abbiamo conclusa e andiamo in pausa musicale e poi inizieremo direttamente il Nido delle Aquile.